Buonasera dal Millennium, terza giornata di Minor League, si affrontano anti-Juve contro Real Fuorigrotta. Calcio punizione già battuto verso Vittorio Nocerino che prova la conclusione, colpisce la traversa, che bordata di Vittorio Nocerino. Giovanni Solano, le finte, Solano prova a fare tutto da solo, arriva a calciare col sinistro, ottimo il tiro di Giuseppe Gisonna. Gisonna, c'è il pressing di avversari, poi serve un pallone interno, palla che passa in qualche modo, attenzione, errore del portiere e c'è il gol del vantaggio del Real Fuorigrotta con Giovanni Solano. Non c'è... pallone recuperato, attenzione, con Tedesco che prova ad andare, le finte al limite dell'area, Tedesco, bello il dribbling, il tiro di sinistro, la tiene lì Marigliano, blocca sicuro e fa partire. Termina il primo tempo tra anti-Juve e Real Fuorigrotta, risultato di 1-0 per il Fuorigrotta, il gol per ora che decide il match è quello di Giovanni Solano. Giovanni Solano prova il cambio gioco verso l'altro Solano che entra in area di rigore, calcia col destro, gol pazzesco del Fuorigrotta, 2-0 con Pietro Solano. Vinta di Sifo, cambio gioco, a cercare Nocerino, stop e tiro di Vittorio Nocerino, palla fuori, si fa viva l'anti-Juve, dall'anti-Juve sulla fascia sinistra, prova, attenzione ancora, il tiro col destro, può essere una buona occasione, vediamo chi calcia, se Vacca o Nocerino, parte Vacca, filo Nocerino col destro e c'è il gol del 2-1, accorcia le distanze su calcio di punizione Vittorio Nocerino. Adesso termina qui il match tra Real Fuorigrotta e anti-Juve, vince Real Fuorigrotta 2-1 con i gol di Giovanni e Pietro Solano, risponde Vittorio Nocerino, ma non basta per l'anti-Juve, linea all'intervista. Buonasera, ben trovati dal Millennium, appena conclusa Real Fuorigrotta anti-Juve, risultato di 2-1 per il Fuorigrotta, siamo qui con Giovanni Solano, autore del primo gol e migliore in campo per il Real Fuorigrotta. Allora Giovanni, hai aperto le marcature, una partita più o meno controllata comunque dal Fuorigrotta, alla fine gli avversari hanno trovato il gol del 2-1, hanno perso però un po' la calma e alla fine l'avete portato a casa voi meritatamente. Buonasera, innanzitutto voglio dire una cosa, voglio dedicare questa vittoria soprattutto a Claudio Gisonna. È venuto a mancare purtroppo alla partita per un brutto episodio, troppo sta in ospedale, dedichiamo questa vittoria soprattutto a lui. Poi penso che la partita abbiamo giocato alla grande, soprattutto con grande cattiveria. Questo dobbiamo continuare su questa strada. Infatti il Real Fuorigrotta conquista altri 3 punti, va a punteggio pieno, quindi assoluto primato, può dire la sua fino alla fine in questo campionato. Ma noi dobbiamo pensare noi partita per partita, dobbiamo giocarcela con tutti. Io penso che noi abbiamo battuto la squadra favorita del torneo, penso. Poi sperando che non sia così e la vincitrice siamo noi. Bene, allora in bocca al lupo al Real Fuorigrotta, ringraziamo Giovanni Solano dal Millennium.